Attenta! Ah, guarda!
avete visto? Quelle hanno scritto viva la differenza! Che spacciate! Vogliono soltanto prenderci in giro! Accettiamo senza l'asilo! No! Dobbiamo rispondere al più presto, non vi pare, ragazzi? Sì, la nostra risposta sarà geniale! Certo, sarà geniale, ma Grolino saprà cosa dire. Hai già un'idea di che cosa risponderete? Io non riesco a pensare, sono solo yoga, lo fate anche voi? Facciamo yoga... Facciamo yoga! Il pallone non fa lo yoga. Bene! Bravo! E dove mi metto? Ti puoi mettere lì, anche tu lì, cos'è? Va bene. Non ci riesco, sono troppo scomodo. Provo qui, guarda. Ah, cambio posizione. Ecco. Va bene, bravo, così va bene. Però credo che... Ma zitto! Rui! Rui! Cerca di deciderti. Vuoi fare come Pelé? Sapevo che vi sarebbe piaciuta la mia idea. Non perdere tempo, mettiti in posizione. E non appoggiare i piedi. Ma non preoccuparti, dai, stavo solo scherzando. Va bene, vi dico adesso tocca a te, aspetta, vai. Sbrigati, non perdere tempo, aspetta. Ragazze, facciamogli vedere che cosa servono le donne.
avanti! Cerchiamo attentamente il topo! Avanti! Cerchiamo il topo! Io di qui! Eccomi, Kirby, non bello! Vieni, sono! Possiamo andare, ragazze! Andiamo a caccia, profetto! Ma che proietà! Scendi! Mettetevi in fila, avanti! Dai, tutti in fila! Attenzione, ragazze! Io di due! Allora, attacco! Una
bene. Rimani ferma. Altro? Sono di timida dare a Maria Dolores e il bambino deve nascere in questi giorni. Quante belle cose ha preparato, signora. Appena avrò un momento di tempo gliel'andrò a portare, ma serviranno ancora degli altri pannolini, sai? Certo, ma non può occuparsi di tutto quanto lei, signora. Il bene che lei fa a tutti questi poveretti non potrà mai essere ripagato. Ah, lascia perdere, Maria Alba. Qui nel quartiere siamo una grande famiglia. Lo so. Io lo so molto bene che da più di 20 anni, mi creda, la Villa Paradiso è la casa di tutti quanti. Chiunque abbia bisogno di un po' di felicità e di allegria deve soltanto cercare la nostra Villa Paradiso. Magrina mi ha detto che sul giornale ha letto cose divine sul suo conto, cara signora Rosina. Dimentica il giornale, Maria Alba, dimenticalo. Già, quel reporter è un gran ticanaso. A causa sua di cosa si parla in città? Tutti quanti parlano soltanto di Villa Paradiso. E va bene, Marianna, va bene. Mi sai dire per caso dov'è Angelina? È andata a far lezione, è andata via presto e sono sicura che tornerà molto tardi. Senti, allora dovrei occuparti da sola della cena oggi. Io devo finire di fare un lavoretto e poi devo uscire. Siamo d'accordo? D'accordo, padrona. Giorno dopo giorno,
strano. Sono scesa dalla rampa che avete messo sulla scala, non ricordate? È vero. No, vedi, il fatto è che noi adesso stavamo... E che noi stavamo pensando di studiare. Ah, sì, studiare. E come mai che lei continua a grattarsi? Lo fa per abitudine. Sì, infatti, è un'abitudine. È un tic. Ah, sì, è vero, lo fa per abitudine. Beh, per mettervi a studiare mi sembra un po' tardi, non pensate? Non vale la pena cominciare, dovreste subito smettere, non è vero? È tardi. Ma che cos'è questo caos? Non sarete stati voi? Niente affatto, Angelina. Tu credi, noi saremo capaci. È stato un incidente. Mariano ha gridato e si sono spaventate. Ah, sì. Certo, quel grido ha buttato tutto per terra. Lo sai che io non dico mai bugie. È stata colpa del cuoco. Mariano è paurosa, ha visto il topolino e ha urlato. Ci siamo spaventati tutti quanti, è vero? D'accordo. D'accordo, vi voglio credere. È la verità, Angelina. Non faremo mai una cosa simile alle femmine. È vero, no? D'accordo, molto bene. E sapete dove sono andate adesso le ragazzine? Ma saranno al funerale. E quale funerale? Quello del topo. Ecco. Adesso ti spiego. Sono loro che hanno ucciso il topo che ha spaventato Marianne. D'accordo, d'accordo. Credo di aver capito tutto adesso. Comunque ero venuta qui perché vi volevo parlare di un'altra cosa, cioè del compleanno della nonna. Ah. È dopodomani. Avete già preparato qualche cosa per lei? No, ma in realtà abbiamo già un mucchio di idee. Alcune sono davvero geniali. Sì, ma sì. Ma che cosa trovate di eccezionale? Il mio cervello sta per prendere. Splendido. Spero che riuscirete davvero a preparare una sorpresa eccezionale. Anzi, a proposito, le ragazzine ci stanno già lavorando da alcuni giorni. E allora? Non vorrete rischiare di essere battuti da loro? No. E questo mi fa molto piacere. Ci tengo davvero che facciate bella figura. Bene, adesso devo andare. Chi mi vuole aiutare? Sì, io, io. L'ordinazione è fatta. Arriverà qui per le 5 del pomeriggio in più. Ah, ottimo, Leonardo.
Senta, adesso faccia venire qui il signor Aristide e la signora Smith. Subito. Vorrei parlare con loro. Vado, e così definiremo gli ultimi dettagli. Certo, è così. E dobbiamo stare molto attenti alla curiosità dei ragazzi e delle ragazzine. Ah, non crederà che vogliamo rovinare la sorpresa. No, staremo molto attenti e non trapelerà nulla. Splendido, perché nessuno deve minimamente sospettare che noi stiamo preparando qualcosa. Nemmeno Marialba, eh? Voi la conoscete, Marialba non ha segreti per Angelina, la nonna. Angelina, puoi stare tranquilla. Noi vogliamo che la festa per tua nonna sia proprio perfetta. Noi qui siamo come persone della famiglia. Sì, siamo come una famiglia molto felice. Io sono tanto contenta, sapete, di poter vivere qui e spero per sempre. Siete davvero tutti molto gentili. Allora, fate attenzione. E quando la sorpresa arriverà, nessuno dovrà vederla. Non ti preoccupare, ci sarò io a fare la parte. Allora, sto tranquilla. Adesso andiamo per... E guardate che sospetti di essere fuori. Niente, fate. Ne siamo. Andiamo allora. Chissà cosa è successo qui. Ma Roberta! Ah, credo che non ci sia nessuno nel club. Allora andiamo via. Perfone, vieni. Andiamo a dare un'occhiata. Sono qui, hai visto? Ehi! Che modi! Ma perché siete entrati senza farvi sentire? Non eravamo d'accordo che qui bisogna sempre bussare? Certo! Credevamo che non ci fosse nessuno, la porta era aperta. Sì, avevamo paura che fosse successo qualcosa. Dove siete stati? Io ho fatto una commissione per mia madre, perché? E io spiato in giro, ho molte cose da raccontarvi. E allora sputalo in fretta, che siamo di là! Ho visto le ragazzine riunite sotto l'albero grande. Sapete... Sono sicuro che stanno preparando qualcosa. Questo lo sapevamo già. Preparano una sorpresa per il compleanno di nonna Frosina. Ah. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Sì, ma c'è dell'altro. Il signor Leonardo e Aristide sono andati in città stamattina. Beh, con questo cosa c'è di strano? Ma voi due avevano dei segreti. Io ero nascosto vicino alle scale e li ho ascoltati. Ho sentito il signor Leonardo dire che la cosa arriverà alle 5 e che dovevano stare attenti che nessuno sospettasse. Sei sicuro delle tue orecchie? Le mie orecchie sentono le formiche camminare. Ragazzi, sono giunto alla deduzione che c'è un segreto nell'aria. Sai che cos'è che deve arrivare alle 5? Per scoprirlo, basta andare a vedere. Già, dobbiamo dare un'occhiata. Però nessuno dovrà capire che abbiamo scoperto qualcosa. Ho un'idea. Andiamo tutti a studiare nel salone. Là fingiamo di studiare e stiamo in guardia. Sono finta. Dobbiamo partire di studiare e osserviamo. Se qualcosa entrerà nella Villa Paradiso alle 5, dovrà entrare dalla porta del salone. Siete d'accordo? Allora prendiamo subito i nostri libri e andiamo a studiare. Andiamo. Io non riesco davvero a capire, Marianna.
fa molto piacere, sai. Senti, dovrai occuparti da solo della cena perché io vado a portare il corallino a Maria Dolores. Arrivederci. Santa Maria, che cosa è successo a questi bambini? Forse sono stati stregati o santi nel paradiso in braccio. Guardate, il cacciatore di topi! Vedete anche voi quello che vedo io? E Pelè, cosa fai, Dino? Guarda! Stanno davvero studiando. È molto strano. Davvero. Hai ragione. Io vedo con i miei occhi, ma giuro che non ci credo. Pelè? Sei forse diventata una statua? Ragazzine, io... Andiamo a rivedere a questo club, è sicuramente molto meglio che guardare loro. Pare che ci siano solo statue. Che dormono davanti a un... Ah, ma a proposito di riordinare, aspettatemi un attimo. Jerry, è difficile studiare con il libro al rovescio. Impari tutto al contrario. No! Scusate, posso entrare? Fuori non c'era nessun campanello, la porta era aperta e io... Scusate, io non volevo disturbare. Sono qui perché devo consegnare questo pacco ad un signore che si chiama Leonardo. Sì, Leonardo. Penso che non sia in casa, però se vuoi glielo possiamo consegnare a lei. No, non lo posso consegnare a nessun altro. Lo devo dare al signor Leonardo. Il mio padrone ha detto che si tratta di un segreto. Ah, forse ha capito, è una bomba. No, come ti può venire in mente? Ah, sarà una cesta di frutta, hai qualcosa da mangiare? Sentite, un padrone io so che non lo è. Possiamo dare una toccatina? Per favore, io devo consegnare questo pacco al signor Leonardo. Potete chiamarlo? Senti, mi pare che quel pacco sia molto pesante, vero? Mettilo qui, sopra il tavolo. Sì, sì, è pesante, ma non importa. Se decidi a posare il pacco su quella tavola, finirà col cadere per terra. Vuoi lasciarlo cadere? Non vogliamo certo aprire il pacco. Lo vogliamo soltanto toccare. D'accordo? Ragazzi, io ho l'ordine di non lasciarlo toccare da nessuno. Ah, è così. Allora lo toccheremo senza permesso. E non cercare di impedircelo, sarebbe inutile. Ma dai, ti tocchiamo. Adesso sei circondato. Fermi. Fermi. Guai a voi se toccate quel pacco. Gli alberi più alti dietro la finestra.